appena descritte vanno a finanziare la gestione ordinaria dell'ente. Su tale fronte non si registra una contrazione nell'offerta dei servizi dell'ente, in quanto questa amministrazione ha cercato di garantire il medesimo standard qualitativo. Poc'anzi ho accennato i risparmi di spesa. Ebbene, questi derivano dall'attuazione del principio che la nostra Carta Costituzionale conferma nell'articolo 118, quarto comma, secondo cui lo Stato, le regioni, le città metropolitane, i comuni favoriscono l'autonomia, iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale. Tale articolo enuncia il dovere per gli enti territoriali componenti la Repubblica di favorire tali forme di assunzione di responsabilità in contesti di interesse generale. Questa amministrazione crede fortemente all'associazionismo locale come forma di sostegno e soddisfacimento dei bisogni della collettività. Valgano le convenzioni stipulate con diverse associazioni, quale ad esempio il servizio gratuito offerto dall'associazione Anteas a sostegno delle fasce deboli, in particolare anziani in situazioni di fragilità, finalizzate a fornire a domicilio un aiuto leggero attraverso una rete di volontari, assicurando la possibilità di vivere in un tessuto sociale improntato alla solidarietà. Meritano sicuramente menzione anche le attività svolte dalle associazioni locali per l'organizzazione di eventi legati alle nostre tradizioni o a supporto della manifestazione fieristica. Sono questi tipici esempi di come la nostra amministrazione favorisce la creazione di condizioni che permettono alla persona e alle aggregazioni sociali, i cosiddetti corpi intermedi, famiglie, associazioni, organismi, di agire liberamente senza sostituirsi ad essi nello svolgimento delle attività. Nel campo dei servizi sociali è di notevole rilevanza l'impegno che l'amministrazione sta portando avanti con il progetto Risorse in Comune, noto a tutti. Consiste in interventi di sostegno al reddito e di contrasto alla povertà. Lo stanziamento previsto nel 2016 permette di concludere il ciclo della prima graduatoria di 22 partecipanti e di iniziare un nuovo ciclo con 25 partecipanti. Anzi, colgo l'occasione per invitare tutta la cittadinanza a devolvere 5 per 1000 a favore degli interventi che il Comune effettua nel campo sociale al fine di creare percorsi di reinserimento lavorativo per le persone in difficoltà. È sufficiente firmare lo spazio apposito nella dichiarazione di reddito o del modello CUD senza dover indicare nessun codice identificativo. Il 5 per 1000 non sostituisce l'8 per 1000. Si fa presente che l'esercizio dell'opzione non comporta un aggravio economico per il contribuente, ma dà spazio alla solidarietà a costo zero. Passando all'analisi delle risorse in conto capitale, si assiste a una contrazione dei proventi dei permessi a costruire, dovuto esclusivamente al vincolo di inedificabilità assoluta imposto dall'ENAC, che impedisce il rilascio di qualsiasi tipo di permesso a costruire. E di questi giorni la notizia che l'opposizione presentata dalla nostra amministrazione ha sortito gli effetti desiderati, per cui l'ente ha ottenuto una deroga a tale vincolo di inedificabilità assoluta. Notizia assolutamente positiva che ha comportato, come ovvio, una previsione al ribasso delle entrate relative al primo semestre dell'anno. Sul fronte
dei contributi agli investimenti che questa amministrazione intende agire per realizzare le necessarie opere pubbliche nel nostro territorio e in tal caso intende avvalersi anche del supporto di università per attivare stage e tirocini formativi con giovani laureati e laureandi che possono apportare le loro competenze prettamente specialistiche nel campo dell'ottenimento di fondi comunitari. Di rilievo, nell'ambito degli investimenti, sono le spese a titolo di viabilità e infrastrutture stradali, volte all'incremento della sicurezza stradale su tutto il territorio comunale. In particolare risulta necessario continuare con coerenza e senza dannose interruzioni nell'adempimento del programma di risfaltatura delle strade cittadine ammalorate, dando priorità agli assi di scorrimento principali, e particolare attenzione dovrà porsi altresì alla manutenzione dei marciapiedi, il cui degrado, in alcuni casi, può essere fonte di incidenti agli utenti, al fine di garantire la corretta percorribilità, soprattutto con riferimento all'eliminazione di ostacoli che si traducono in barriere architettoniche. Tra le spese di investimento che l'amministrazione intende sostenere è prevista anche la realizzazione di un microcanile. La relativa spesa non è stata inserita nel bilancio previsionale poiché ai fini dell'iscrizione contabile è necessaria la preliminare individuazione dell'area su cui realizzare l'opera, individuazione in corso di definizione. La strategia che intende perseguire l'amministrazione a fine di contenere i costi e la tempistica legata all'individuazione dell'area è la concertazione urbanistica, che è il metodo più veloce al fine di partire con il piede giusto verso l'acquisizione dell'area stessa. La concertazione è il metodo giusto qualora la localizzazione fosse sulla medesima area di proprietà già comunale, a questo al fine di non vedersi interrotti i lavori prima ancora di cominciare o disturbata la gestione del microorganismo.